Canada chiama Italia. Rispondete. Buon Natale a tutti. Buonasera, signori e signori, e benvenuti a questa speciale puntata in italiano di Master Top 5. Per chi già ci conosce, Master Top 5 è uno show televisivo e un web show in inglese che grazie alla potenza di YouTube arriva in tutti i posti del mondo sottotitolato anche in italiano. E grazie all'incredibile risposta in Italia dei video telespettatori italiani abbiamo deciso di dedicare una speciale puntata natalizia in italiano. E chissà, magari se la vostra risposta è speciale, questa non sarà l'unica volta che faremo una puntata del genere. E quindi, Italia, questo è il nostro modo di augurarvi buon Natale e un felice anno nuovo. Ragion per cui, senza aggiungere altro, oggi andremo a listare la top 5 dei film natalizi che hanno incassato maggiormente nella storia del cinema. Il mio nome è Ivano Cirs e si parte! Number 5. Il quinto film che ha incassato di più nella storia dei film di Natale è Elf, un elfo di nome Buddy. Il titolo originale di questo film è semplicemente Elf e vede come protagonisti Will Ferrell e James Caan. Uscito nel 2003, nonostante non sia stato premiato molto dalla critica, questo film è stato un grande successo commerciale ed è arrivato ad incassare la bellezza di 220 milioni di dollari americani. Wow! Number 4! Il quarto film natalizio che ha incassato di più nella storia del cinema di Natale è The Polar Express, un film di Robert Zemeckis. Uscito solamente un anno dopo Elf, The Polar Express è diventato molto famoso per essere stato, ed è registrato nel Guinness dei primati, il primo film a utilizzare la tecnica del digital capturing, dove gli attori reali vengono digitalizzati e trasformati in un animation movie. Con Tom Hanks come protagonista, il film è stato candidato a 3 premi Oscar ed ha incassato la bellezza di 313 milioni di dollari americani e ad oggi è ancora un film molto apprezzato. Number 3. Ispirato a una vecchia novella inglese e con il titolo originale di How the Grinch Stole the Christmas, al terzo posto di questa classifica troviamo Il Grinch, uscito nell'anno 2000. Bocciato ai tempi dell'uscita da ogni tipo di critica, questo film ha avuto un incredibile successo commerciale grazie anche al fatto che è interpretato da Jim Carrey, che nel fine anni 90 e inizio anni 2000 era un attore di incredibile successo. Un successo planetario che ha portato anche gli Universal Studios Theme Park, il Luna Park dell'Universal Studio, a creare uno speciale evento ogni anno chiamato The Grinchmas, parafrasando Christmas in inglese. Il Grinch ha incassato, ad oggi, 345 milioni di dollari americani. Non male, Jim Carrey, non male. Number 2. Al secondo posto di questa speciale classifica dedicata ai film natalizi troviamo Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York. Il titolo originale di questo film è Home Alone 2, Lost in New York. E a pensare che questo film è uscito nel 1992 e sembra semplicemente ieri, mi fa sentire un pochino vecchio. Ah, non ci voleva. In questo film, Macaulay Culkin riprende il ruolo di Kevin, il divertente bambino biondo che le combina di tutti i colori mentre sta da solo in qualunque occasione natalizia, consacrando il fatto che la saga di Mamma ho perso l'aereo è e sarà sempre
una hit internazionale quando si parla di film natalizi. Mamma, ho riperso l'aereo, ha incassato la bellezza di 369 milioni di dollari americani. Accidenti! Number one! Il film che ha incassato di più nella storia del cinema natalizio, e forse lo avete già capito, è Mamma, ho perso l'aereo, del 1990, titolo originale Home Alone. Se il secondo capitolo, se il sequel di questo film era al secondo posto, non poteva esserci nessun altro film al primo posto che non l'unico e l'originale Mamma, ho perso l'aereo. Un mix assurdo di divertimento e di risate in un'atmosfera natalizia, contornate tra l'altro da un bravissimo Joe Pesci nel ruolo del cattivo di tutto. Pensate che lontano nel 1990, nel periodo natalizio, quando questo film è uscito, è rimasto al primo posto per 12 settimane. Cosa alquanto rara per un film natalizio, che passate le feste normalmente vengono abbastanza dimenticati. E la conseguenza di questo ha portato il film Mamma, ho perso l'aereo essere il film natalizio con l'incasso maggiore di sempre, a vincere questa top 5 con l'incredibile ammontare di 477 milioni di dollari guadagnati. E ogni anno questo film, a causa dei diritti, guadagna sempre di più. Ed eccoci qua, signore e signori, in questa edizione italiana completamente speciale vi abbiamo mostrato la top 5 dei film che hanno guadagnato di più nel periodo natalizio di tutti i tempi. Il vostro film natalizio preferito è nella top 5? Fatecelo sapere, scrivete qua sotto nei commenti. E per favore fateci sapere cosa ne pensate di questa edizione italiana di Master Top 5. Perché non è detto che se vi piace questa formula possiamo ripeterla tutte le volte che volete. Se vi piace quello che avete visto, per favore iscrivetevi al canale e mettete un like. Così come potete seguirci su tutti i social network, da Instagram a Facebook, Twitter a MasterTop5. Potete sempre contattarci sul nostro sito mastertop5.com e potete comunicarci e interagire con noi facendoci sapere la top 5 che volete vedere. E per finire, io sono Ivano. E a nome di Master Top 5 Show, MasterTop5.com e tutta la nostra produzione canadese e non, per ringraziare l'Italia, vi auguriamo un grandissimo Natale e un felice anno nuovo. Grazie di tutto e alla prossima!